Buonasera, gentili telespettatori, ancora una volta assieme a seguire gli avvenimenti di questa giornata. La prima pagina la dedichiamo ad un avvenimento che si è tenuto oggi a Palermo, una conferenza internazionale dei migranti. Erano presenti il ministro della Giustizia Nordio e il ministro dell'Interno Piantedosi. In particolare, con questa conferenza si è anche ricordato quel trattato che venne firmato 20 anni fa proprio a Palermo, nella quale le Nazioni Unite stesero sulla carta quali dovevano essere e quali avrebbero dovuto essere tutte le situazioni per bloccare il traffico internazionale organizzato dalla criminalità per quanto riguarda i migranti. Ma vediamo i particolari del servizio. L'incontro al quale hanno preso parte stamattina il ministro della giustizia Carlo Nordio e quello dell'interno Matteo Piantedosi è stato organizzato a 20 anni esatti dall'entrata in vigore, avvenuta il 29 settembre del 2003, della Convenzione contro la criminalità organizzata transnazionale. Siglata nel capoluogo siciliano, la Convenzione di Palermo continua ad essere uno dei principali trattati delle Nazioni Unite che affronta il tema inerente alla tratta di persone e il traffico di migranti. A confrontarsi questa mattina all'interno dell'aula bunker di Palermo, intitolata ai giudici Giovanni Falcone e Paolo Borsellino, le delegazioni di 32 paesi. Tra gli obiettivi della conferenza internazionale organizzata dal governo c'è l'individuazione di strumenti giuridici e operativi per affrontare le attività criminose nel contesto del Mediterraneo. Idee ed esperienze, in particolare per questa sessione, sul cruciale tema del contrasto al traffico di migranti e alla tratta delle persone. Si tratta, come è stato detto, di crimini particolarmente odiosi che integrano una grave violazione del diritto internazionale e arrecano un'offesa non solo alla dignità delle persone coinvolte, ma anche al diritto di ogni Stato sovrano di regolamentare l'ingresso dei cittadini stranieri nel proprio territorio. Nessuno Stato può accettare che la criminalità organizzata determini le politiche migratorie nazionali, né che vengano praticate ignobili forme di schiavitù moderna, ha detto nel corso del suo intervento il ministro dell'Interno Matteo Piantedosi. Dobbiamo tener conto che la Convenzione di Palermo, ha sottolineato invece il guardiasigilli Carlo Nordio, si trova ad affrontare uno scenario decisamente cambiato rispetto a 20 anni fa. Le sue norme, tuttavia, ha proseguito il ministro della giustizia, sono ancora estremamente attuali. Pensiamo alle disposizioni sul segreto bancario, sul riciclaggio, alle disposizioni che prevedono organi investigativi comuni. La Convenzione di Palermo, è stato sottolineato durante la conferenza, ha guidato in questi 20 anni lo sviluppo dell'attività di cooperazione tra le forze di polizia delle 191 parti firmatarie, un trattato con una visione lungimirante che ha consentito di rafforzare la nostra capacità effettiva di prevenzione e di contrasto ai crimini gravi ed organizzati. E speriamo veramente che gli stati lavorino seriamente e serenamente per cercare di regolare il flusso, ma nello stesso tempo per evitare che ci siano tanti morti nella speranza della libertà. E a proposito di sbarchi, le condizioni del mare non buone avevano fermato gli sbarchi nei giorni scorsi. Oggi invece ancora due nuovi sbarchi su un barchino. Sono sbarcati al Molo Favarolo 17 tunisini. Sono stati agganciati col loro barchino dalla Guardia di Finanza, portati poi per il triage, vedere le condizioni di salute, e poi sono stati trasportati all'hotspot che c'è lì a Lampedusa, che in questo momento era vuoto. E nello stesso tempo altri 38 migranti, tutti bengalesi, sono sbarcati a Lampedusa con un barcone di 9 metri, sul quale viaggiavano, fra le altre cose, in maniera che poteva il barcone rovesciarsi. Si trovavano ad 1 miglio dalla costa e una motovedetta della Guardia di Finanza ha agganciato anche loro e nel giro di poco tempo sono i due a prova. Cambiamo adesso decisamente argomento e parliamo di quelli che sono i danni che vengono portati all'ambiente.
danni che poi diventano irreversibili perché li paghiamo tutti. Nel Messinese, nella zona tirrenica, 66 persone indagate per sversamento in due torrenti. Vediamo i particolari. Sversavano i rifiuti negli alvei dei torrenti Mele e Patrì nel Messinese. Erano diventati una discarica per cittadini e imprenditori. Tra titolari di imprese residenti della zona sono 66 le persone indagate a vario titolo per realizzazione di discarica abusiva, combustione illecita di rifiuti e abbandono di rifiuti. Sono ritenute responsabili dello sversamento in più punti nel greto dei due torrenti nel periodo compreso dal maggio al novembre 2022. Rifiuti anche pericolosi che hanno ridotto i corsi d'acqua sottoposti a vincolo paesaggistico ad una discarica abusiva. Dalle prime ore della mattinata i carabinieri della compagnia di Barcellona Pozzo di Gotto, nell'ambito di un'inchiesta coordinata dalla procura, hanno eseguito i sequestri preventivi di 14 autocarri del valore complessivo di oltre 1 milione di euro appartenenti a diverse ditte della zona e la misura cautelare interdittiva del divieto temporaneo di esercitare attività imprenditoriali per la durata di un anno nei confronti del titolare di un'impresa. Tra i 66 indagati compaiono titolari di imprese del settore edile, della lavorazione del legno, di prodotti agricoli, del commercio del ferro e del trasporto merci, oltre a ristoratori, proprietari di officine meccaniche, attività commerciali e cittadini residenti della zona. Le indagini, effettuate anche attraverso l'analisi accurata di numerosi video acquisiti con l'utilizzo di telecamere occultate nei pressi dei due corsi d'acqua, hanno consentito di accertare le condotte degli indagati che hanno concorso in uno scempio del territorio con la riduzione dei torrenti sottoposti a vincolo paesaggistico e largamente prosciugati per lunghi periodi dell'anno ad una vera discarica, facendone oggetto di una selvaggia aggressione ambientale. Con più condotte ripetute nel tempo e documentate dal maggio al dicembre 2022, gli indagati in più punti dei torrenti, in assenza di alcuna autorizzazione, avevano trasportato e sversato nei greti dei fiumi rifiuti di tipo vario, anche pericolosi, tra questi scarti delle attività di impresa, tra cui materiale edile, in ferro, legno, fino ad arrivare a derivati della lavorazione di alimenti o prodotti da animali da allevare. In alcuni casi i rifiuti, una volta abbandonati, erano stati addirittura incendiati con fiamme che avevano prodotto un'intensa nube di fumo e che non si erano propagate grazie alle non favorevoli condizioni meteorologiche. Secondo le richieste effettuate dalla procura di Barcellona Pozzo di Gotto, che trovano conferma nelle ordinanze dei GIP, il fenomeno è da ascrivere alla volontà degli indagati totalmente insensibili, si legge, alla salvaguardia del patrimonio naturalistico nel cui ambito anche loro vivono e operano, non seguivano le procedure previste per lo smaltimento dei rifiuti, rovinando così in maniera che appare irreversibile un patrimonio naturalistico che appartiene all'intera collettività e che abbraccia i territori dei comuni di San Filippo del Mela, Santa Lucia del Mela, Merì, Barcellona Pozzo di Gotto e Terme Vigliatore. Nei due procedimenti penali sono indagati anche 31 residenti della zona, i quali risponderanno dei reati di abbandono di rifiuti. Sono stati sorpresi dalle telecamere predisposte dai carabinieri mentre, utilizzando le proprie autovetture, gettavano rifiuti di natura domestica. Per loro, in caso di condanna, le pene variano dai 6 mesi ai 2 anni di reclusione. E adesso parliamo di un'altra realtà che è sempre sulla cronaca, particolarmente da qualche anno a questa parte. Parliamo di guerra. Ognuno di noi vorrebbe che non ci fossero guerre, e però l'uomo ne ha sempre messe in campo tantissime. Questa mattina a Sigonella sono stati tranquillamente fatti sfilare, si è detto contro la guerra, mai la guerra. Vediamo. Gli hotspot, i nuovi centri per rimpatri di immigrati, la guerra, le migrazioni, fermiamo tutto. La carovana per una Sicilia aperta, solidale e smilitarizzata è in movimento da ieri e lo rimarrà sino al prossimo 3 ottobre. Tappe: Catania, Pozzallo, Augusta, Caltanissetta, Pian del Lago, Porto Empedocle, Campobello di Mazara, Cinisi, Palermo, tanti posti di Sicilia, tutti legati da un filo rosso che la carovana vuol recidere, confermando la lotta contro, ad esempio, il poligono in località Punta Izzo, poi ancora ricordando il rogo in cui morì il bracciante Omar Baled, passando per Porto Empedocle, dove c'è la struttura che accoglie in pessime condizioni i migranti. Quindi Sigonella, qui stamattina il presidio, dal punto in cui decollano i grandi droni spia USA, Global Hawk e i pattugliatori marittimi Poseidon, sempre più impegnati in operazioni di guerra nel Mar Nero. La carovana dice no e chiede la smilitarizzazione della base. Ma intanto basterebbe dare un'immagine cosa sta accadendo in questo momento. La base si sta ampliando di 100 ettari,
100 campi di calcio, perché verrà realizzata una lunghissima pista, perché l'obiettivo della NATO è realizzare proprio a Sigonella un grande hub nel Mediterraneo per la movimentazione dei grandi aerei cisterna, cioè gli aerei che alimentano in volo i cacciabombardieri in guerra. Questo significherà che da questa base entro 2 anni decolleranno e atterreranno aerei che possono trasportare tonnellate e tonnellate di carburante, accelerando il processo di militarizzazione. Vorrei ricordare che è in questo momento in discussione al Pentagono l'approvazione di un progetto per 70 milioni di dollari per realizzare qui un grande hub come magazzino per le munizioni e i sistemi d'arma. Nel sit-in di Sigonella non solo italiani ma anche cittadini stranieri, tutti uniti in un'unica battaglia. Un nervo che rimane drammaticamente scoperto, forse la nostra colpa, di quelli che continuiamo a manifestare, è non essere ancora riusciti a convincere la maggior parte dell'opinione pubblica che bisogna non solo essere contrari alla guerra, ma mettere in campo delle azioni concrete, perché su questo tema e sulla questione migranti, che è scoppiata quasi come se fosse un improvviso problema, ma non è un'emergenza, perché è un tema sul quale si ragiona da anni, si continua ad utilizzare una tecnica sbagliata, si eccita la popolazione ad avercela con gli ultimi, con chi sta più vicino a te, e non a rimettere in discussione quelle politiche che costringono nei paesi soprattutto dell'Africa ad andare via dalle guerre, dallo sfruttamento, dalla fame. Cambiamo decisamente argomento, parliamo della festa di Sant'Agata e lo facciamo grazie al rinnovo del comitato che ha visto come suo presidente Carmelo Grasso. Vediamo. La prossima festa di Sant'Agata targata 2024 sarà arricchita di tanti elementi che ormai la caratterizzano. L'arcivescovo di Catania, Monsignor Luigi Renna, di concerto con il sindaco etneo Enrico Trantino, hanno nominato i nuovi componenti del comitato per la festa della Santa Patrona, a presiedere il dottor Carmelo Grasso, nel ruolo di vicepresidente l'avvocato Valerio Rizzo. Altri componenti, don Orazio Bonaccorsi segretario, la dottoressa Clara Leonardi tesoriere, il dottor Attilio Cappellani, la dottoressa Fernanda Pontorno e il dottor Walter Cerreti. Oltre all'augurio di buon lavoro al nuovo comitato, espressa profonda gratitudine anche a quell'uscente presieduto da Mariella Gennarino, a cui è stato assegnato il titolo di presidente emerito. Sì, è stato nominato il comitato per i festeggiamenti in straordinaria sintonia, come abbiamo riscontrato fin dall'inizio per ogni cosa, con Sua Eccellenza l'Arcivescovo. Abbiamo voluto creare un comitato in cui ci riconosciamo tanto per anche le sensibilità dei componenti, persone semplici, persone che vogliono agire per la festività nostra, devoti di Sant'Agata, la maggior parte di essi come il presidente Carmelo Grasso. Devo ringraziare, ne approfitto in questa occasione, anche la presidente Gennarino, che è rimasta presidente emerito, e i componenti del comitato uscente. Quindi siamo pronti in vista di un mio progetto, che è quello di portare il comitato alla organizzazione, alla costituzione di una fondazione che poi in concreto gestisca veramente i festeggiamenti. Il 5 febbraio sembra lontano, ma in effetti non lo è, la macchina organizzativa è già in moto. Assolutamente sì, anzi abbiamo chiesto fin dal giorno in cui li abbiamo incontrati di mettersi subito in moto, perché noi entro metà novembre desidereremmo che sia definito tutta l'organizzazione. E adesso una notizia che ci giunge da Catania. Un 26enne che era ricercato da diverso tempo è stato catturato dai carabinieri in un locale a piano terra in via San Cristoforo, dove tranquillamente giocava a carte con altre 5 persone. Il giovane era stato condannato ad avere gli arresti domiciliari, ma si era sottratto anche a questi, nonostante avesse chiesto di poter lavorare in una comunità terapeutica, nella quale non c'era mai stato. E questo dal 2022, e quindi a questo punto la sua latitanza con le carte è finita. Parliamo adesso di un'altra realtà, quella dei bimbi ucraini. Sono delle notizie sorte negli ultimi giorni, dove pare ci fossero stati grossi problemi,
per quanto riguardava tutti i bimbi ucraini che dallo stesso governo ucraino erano stati mandati in Italia quando scoppiò la guerra. Oggi c'è stata una chiarificazione circa le circostanze. È venuto direttamente il console di Napoli che rappresenta l'Ucraina. Vediamo. Una vicenda meritevole di chiarezza. In tal senso si è orientata la conferenza stampa tenuta questo pomeriggio nello studio legale Libera di Catania relativamente all'affidamento di alcuni minori ucraini collocati temporaneamente nel territorio italiano su disposizione delle autorità ucraine e adesso rimpatriati. Un rimpatrio disposto dallo stesso governo ucraino in conformità con le convenzioni internazionali, tenendo conto anche del venir meno delle esigenze per le quali era stato disposto il temporaneo collocamento in Italia. Coinvolta nella vicenda, Yulia Dinichenko, che come ha confermato lo stesso console ucraino a Napoli, ha soltanto eseguito un ordine dello Stato ucraino. Vogliamo risolvere questi problemi in modo più tranquillo, perché è un tema molto, molto sensibile e molto delicato con i nostri bambini ucraini. Adesso, secondo il volontà dei nostri tutori ucraini, vogliamo organizzare un processo e continuiamo questo processo di fare un rimpatrio dei nostri bambini ucraini nel nostro paese, ma anche negli altri paesi europei come Polonia e altri. Rimpatrio che lei ha dimostrato con un documento e un effettivo mandato che lei ha ricevuto dal governo ucraino. Se diciamo di rimpatrio ogni bambino, questa è una decisione del Cabinetto dei Ministri ucraini, esattamente prima vice ministro signora Irina Vereshchuk, ma anche per ogni bambino consideriamo particolarmente questa decisione e facciamo questa procedura solo in base alla richiesta ufficiale dei nostri tutori ucraini accettata dall'autorità ucraina regionale e anche in base alla sentenza del Tribunale per il Monregno. Lei ha detto c'è stato un movimento mediatico sbagliato. Ma si attaccava questa Dinichenko, giusto? Dinichenko è più brava di me. Yulia. È come se fosse azione posta in essere da questa dottoressa, la quale invece ha ricevuto mandato specifico da parte del consolato, che ha ricevuto mandato da parte del governo. Quindi se si vuole pensare male, ma non contro la signora, è un problema politico, credo, di natura internazionale. Secondo me l'azione della magistratura è sbagliata. Giuridicamente come procederete? E noi faremo ricorso al Tribunale di Libertà, l'abbiamo già fatto per questo dei telefonini, dei computer, e respingeremo tutte le accuse nelle sedi opportune. Tutte le tutrici ucraine sono state riconosciute come e tutti i responsabili legali dei minori che hanno accompagnato qui in Italia. E questa è stata una cosa molto importante dal punto di vista giuridico, perché la sentenza della Cassazione chiarisce chi sono i minori non accompagnati e chi sono i minori accompagnati. Questi minori addirittura sono accompagnati e non hanno bisogno neanche del nulla osta rimpatrio, perché sono minori non soli. Parliamo di cuore, al nostro muscolo che ci mantiene in vita, attribuiamo qualità per quanto riguarda i sentimenti o altro, quando nella realtà è una pompa che svolge la sua funzione, però non sempre lo trattiamo con delicatezza o lo trattiamo con i guanti gialli. Se ne è parlato oggi e domani a Catania, si interviene direttamente per fare degli screening alla Villa Bellini. Chi vuole può presentarsi lì. Questo fatto anche in ricordo del giovane sedicenne Barresi che morì di infarto a scuola. Vediamo. Screening di prevenzione cardiovascolare gratuiti, misurazione della glicemia, donazione del sangue, poi ancora le attività sportive, pallavolo, lotta greco-romana, camminate lungo il perimetro di Villa Bellini e soprattutto apprendere come salvare una vita in caso di arresto cardiocircolatorio. La giornata mondiale del cuore raddoppia oggi e domani negli spazi della piazzale delle carrozze. Saranno davvero tante le iniziative dedicate alla giornata promosse dall'associazione Il Cuore di Raffaele in compartecipazione con il Comune di Catania,
anche per ricordare Raffaele Baresi, lo studente del liceo Principe Umberto, stroncato da un arresto cardiaco 5 anni fa sui banchi di scuola. Nacque, grazie ai familiari, l'associazione Il Cuore di Raffaele, che in questi anni a Catania ha contribuito all'installazione di defibrillatori e che ha promosso questa 2 giorni di concerto con il SUS-118, i carabinieri, la polizia di Stato, l'esercito, l'aeronautica militare, la marina militare, i vigili del fuoco, poi ancora i Rotary, tante altre associazioni di volontariato e soccorso. Sì, noi siamo qui per ricordare mio fratello. Io sono Roberta, sono dell'associazione Il Cuore di Raffaele, che è l'associazione creata da me e la mia famiglia in nome di mio fratello. Mio fratello aveva 16 anni, ha avuto un arresto cardiaco a scuola e purtroppo non è sopravvissuto. Noi siamo qui per ricordare a tutti che non è importante pensare che si abbiano queste cose a un'età avanzata, non si parla di vecchiaia, non si parla di uomini adulti che hanno questi problemi. Purtroppo i problemi di cuore interessano tutti, giovani, grandi, piccoli, uomini e donne. Questo cosa vuol dire? Vuol dire che dobbiamo avere paura? Assolutamente no. Vuol dire che tutto si deve basare sulla prevenzione. Siamo qui per fare degli screening con gli ECG, con i cardiologi della Scuola di Cardiologia di Catania. Siamo qui per imparare le manovre salvavita, come si può salvare una vita, perché non dobbiamo avere paura di un arresto cardiaco, dobbiamo sapere agire e saper salvare le vite. Bisogna dunque prevenire dall'altro lato anche conoscere per poter appunto aiutare. Esattamente, noi siamo qui proprio per questo, per insegnare a tutti, a chiunque, a qualunque cittadino, a saper agire, a capire quanto è importante prevenire e capire che ognuno di noi nel proprio piccolo può fare la differenza, perché non esiste il medico che sa fare le manovre, il 118, no, possiamo farlo tutti e anzi dobbiamo essere noi in prima persona a farlo, perché come mi ha detto una volta Isabella Bartoli, che è il direttore dell'unità operativa del 118 di Catania, Siracusa e Ragusa, il 118 può fare il possibile, non l'impossibile. Quindi noi dobbiamo rendere possibile salvare una vita a una persona. E adesso una bella notizia per 2 giovani dell'Acese, una di 25 anni, Valeria Consoli, che è della parrocchia di San Filippo di Agira di Aci San Filippo, e Rosario Ardizzone di 24 anni, invece lo vedete nelle foto, che è della parrocchia cattedrale di Acireale. Hanno ricevuto il premio America Giovani, che è stato creato dalla Fondazione Italia USA, la quale premia ogni anno dei neolaureati eccellenti che si sono distinti non solo per quanto riguarda il voto di laurea, ma anche per il loro curriculum nel corso degli studi. Con questa borsa di studio parteciperanno ad un master che li agevolerà, e speriamo che sia così, per quanto riguarda l'immissione nel mondo del lavoro. I 2 giovani, ci giunge notizia anche dalla Curia, sono altamente attivi per quanto riguarda la vita delle 2 parrocchie nelle quali si trovano ad operare. Tantissimi auguri da parte nostra. E adesso parliamo di qualcosa che spesso ci attira da piccoli e ci accompagna per buona parte della vita. Parliamo di auto, e in particolare quando ci sono le auto storiche siamo in molti a applaudire e a godere di quello che vediamo. Il servizio. 72 equipaggi provenienti da 3 continenti diversi. Partenza da Palermo, arrivo a Catania dopo aver attraversato in lungo e largo l'isola. Questo in sintesi la 25esima edizione del Raid dell'Etna Auto Storiche. Oltre 1000 chilometri tra i borghi più suggestivi della regione. Prove cronometrate, ad esempio a Cerda, poi le Toianni, ma anche la cronoscalata dell'Etna. Tutte a bordo delle autovetture, con capatine turistiche nelle location più belle di Sicilia, ad esempio, per vedere la Venere di Morgantina. Quindi la chiusura in Piazza Università a Catania sabato ieri. La carovana del Raid dell'Etna Auto Storiche ha fatto bella mostra di sé in Piazza Duomo ad Acireale. 72 equipaggi arrivare dal Brasile, dall'Argentina, dalla Colombia, dagli Stati Uniti, dal Canada, dal Giappone.
dall'Austria, dalla Germania, dalla Inghilterra, dalla Svizzera e da un po' da tutto il mondo. E questo ci fa veramente piacere. Vengono macchine veramente da tutto il mondo. Abbiamo anche macchine americane, ma abbiamo soprattutto le macchine europee del periodo degli anni 60 e le italiane che sono le più belle al mondo, assolutamente. Le gare di regolarità si fanno con una media di 20 o 25 km all'ora e a quella velocità si sfideranno solo le signore che, dico io piangendo, hanno preso due signore a un marito una delle loro macchine e si sfideranno fra di loro appunto alla Coppa delle Dame. Ride dell'Etna auto storiche significa turismo. Perché far conoscere i posti noti e meno noti della Sicilia a tutta questa gente che viene letteralmente da tutto il mondo è la prerogativa principale del Rai dell'Etna. Coniughiamo il tutto anche con la cultura, la sportività, l'enogastronomia, ma cerchiamo di dare a tutta questa gente una visione complessiva della nostra Sicilia. E adesso una notizia per il palato: chi ama la birra può farlo ancora per altri due giorni a Gravina di Catania, perché il festival finirà domenica. Vediamo. Il nono festival della birra e dello street food regionale di Gravina di Catania entra nel vivo tra buon cibo, artigianato e spettacoli. La manifestazione allestita nello spazio antistante il centro commerciale comprende diversi stand e un grande palco per gli eventi in cartellone. Come sempre la birra protagonista, spillata sul posto e per tutti i gusti, anche produzioni artigianali che nel corso dell'ultimo decennio ha conquistato il favore dei consumatori, specie più esigenti, come pure le pietanze isolane cucinate secondo tradizione per venire incontro alla richiesta dei visitatori, dalla carne alla brace al caratteristico panino specialità catanese con ingredienti tipici. Il Festival della Birra è anche e soprattutto una festa aperta a tutti e la componente spettacoli rappresenta l'altro momento di svago tra musica e cabaret. Questa sera sul grande palco dell'evento culinario, esibizione del Pink Style, tributo ai Pink Floyd, domani Leonora Bordonaro e band in concerto, gran finale domenica 1 ottobre con Rap e Rap Game. Da 9 anni il Festival della Birra e dello Street Food regionale organizzato da Sicily Eventi, Gravina in Loco, Franco e Mirko Marcantonio con il patrocinio dell'amministrazione comunale di Gravina di Catania e riferimento del comprensorio Iorio Ateneo nelle manifestazioni del genere. Arturo Coglitore, presidente della FIVA, Confcommercio di Catania e tra i massimi organizzatori di eventi fieristici nel capoluogo etneo. Questo è il nono festival della birra, quest'anno la sta organizzando Sicile Eventi con un altro, con l'organizzatore vecchio che c'era prima, che si chiama Franco Marcantonio, Mirko Marcantonio e anche un'altra associazione che è sempre qua presente con noi. Io sono il presidente della FIVA Confcommercio e spero che vada tutto bene. Quest'anno abbiamo portato delle novità più importanti, con la speranza che stasera tante persone ci vengano a trovare, a degustare le nostre birre, i nostri prodotti, la porchetta d'ariccia romana, carne di cavallo, salsiccia, kebab, abbiamo di tutto. La birra è sempre protagonista. La birra è protagonista, abbiamo 10 tipi di birra. Il prossimo e ultimo fine settimana riserverà momenti di vero svago e degustazione per tutti i gusti. Mirko Marcantonio, consigliere comunale e tra gli organizzatori del Festival della Birra e dello Street Food regionale. Abbiamo tantissime varietà di cibo, abbiamo le crispelle, panino con la carne di cavallo che sappiamo essere una nostra appunto peculiarità, c'è la porchetta, abbiamo proprio, ce n'è per tutti i gusti assolutamente. E poi le birre che come sempre? Assolutamente, le birre artigianali che sono un must appunto di questo festival. Ci sono tantissime varietà di birre artigianali, anche qualcuno industriale, cerchiamo di soddisfare i gusti di tutti. E adesso lo sport con la presentazione dell'Equipe Orizzonte 23-24, vediamo. Domenica prossima al via il nuovo campionato di Serie 1 femminile di pallanuoto che vedrà i nastri di partenza, un'ambiziosa Equipe Orizzonte. La formazione etnea anche quest'anno disputerà sia la Champions League che la Coppa Italia, a caccia di nuovi successi dopo gli allori della passata stagione. Un'annata da record che culminò con la conquista del tricolore anche nelle categorie giovanili Under 20, Under 18 e Under 16, confermato in buona parte l'organico dell'anno scorso, ma con due innesti eccellenti. Ma l'obiettivo è continuare a fare bene sicuramente. Sappiamo che vincere è complicato, rifarlo è ancora peggio.
viaggio, sarà una lotta, però siamo pronte a questa lotta, dobbiamo imparare, diciamo, a rimanere in alto, che non è semplice. Già lo scorso anno comunque sono arrivate delle importanti soddisfazioni. Ma sicuramente forse è stato uno dei migliori anni e sono contenta perché il lavoro duro allora significa che paga, è stata molto impegnativa e... però dobbiamo pensare che l'anno prossimo sarà un altro anno e dobbiamo ricominciare sempre tutto da capo. Novità nel roster rispetto allo scorso anno? Sono contenta perché finalmente dopo tantissimi anni sono riuscita a convincere Chiara Dabbani a venire a giocare con noi. E la nostra straniera russa Maria Borisova sicuramente è una importante atleta internazionale e anche lei sono contenta che siamo riusciti a convincere e a sceglierci. Martina, inizia un'altra stagione con grandi obiettivi. Sì, assolutamente, con obiettivi da orizzonte, sono sempre alti, l'asticella si alza sempre di più, l'anno scorso siamo stati bravi e quest'anno dobbiamo e vogliamo esserlo ancora di più. Sui successi dell'anno scorso bisogna innestare anche delle forze nuove importanti, come si compone la squadra quest'anno? Ma la squadra devo dire che è stata ampiamente riconfermata la Serie A e rafforzata con due acquisti molto importanti, una straniera che abbiamo già conosciuto contro, per cui quest'anno fortunatamente l'avremo dalla nostra parte e sfido chiunque a non voler andare in guerra con lei, perché è una forza della natura, e un altro rinforzo che è Chiara Dabbani, la quale inseguivamo già da tanti anni, per cui è un gran onore averla qua, ma principalmente una grande voglia di costruire qualcosa insieme. Bene, adesso la pubblicità, ci vediamo subito dopo. Bene, gentili telespettatori, eccoci nuovamente in studio. Non ci sono notizie all'ultima ora. Vediamo adesso le condizioni meteo della giornata di domani, sabato, ultimo sabato del mese di settembre. Nuvolosità diffusa su tutta la nostra isola con possibili schiarite e tempo bello per quanto riguarda la zona di Messina e la zona del Trapanese. Venti deboli. Vediamo le temperature che si registreranno nella giornata di domani. Sono temperature abbastanza alte ancora per quanto riguarda il periodo che stiamo vivendo. Difatti Agrigento ha la temperatura più alta con 29 gradi, Catania e Siracusa con 28 gradi, mentre come sempre la minima più bassa l'abbiamo ad Enna con 12 gradi. Bene, a questo punto finisce il nostro appuntamento. Come sempre vi ringrazio per essere stati insieme a noi. Vi ricordo che se volete rivedere il nostro notiziario potete farlo sui social. A questo punto non mi resta che salutarvi, augurarvi un buon fine settimana e anche una buona prosecuzione con i programmi di Rai TV.